Diciamo, alla luce di questo contesto attuale, quanto incidono le SPAC? Allora, le SPAC sono ancora uno strumento rilevante in Italia e lo saranno ancora nel futuro, nonostante sia uno strumento relativamente giovane sul nostro paese, perché sono arrivate nel 2011, hanno segnato comunque una crescita importante, perché hanno raggiunto una raccolta nell'ordine dei 3,7 miliardi, che per il tessuto industriale delle PMI italiane è sicuramente una nota di interesse. Allo stesso tempo, parlando della sostenibilità delle SPAC, sicuramente l'incertezza e la volatilità che ha caratterizzato i listini negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, possono portare alcuni investitori, soprattutto quelli istituzionali esteri, a un cosiddetto risk off paese. Per il momento è molto limitato e selezionato ad alcuni fondi che hanno investito in SPAC cosiddetti a benchmark relativo, cioè che guardano sostanzialmente il benchmark di riferimento, nel caso dell'Italia il FTSE Star, ed essendo il FTSE Star in flessione rispetto all'inizio dell'anno, poter avere il recesso della SPAC a par li mette comunque in positività, infatti di relativo.